Cosimo Corrado, noto come Kazuo-san su YouTube, è stato ritrovato sano e salvo in un ospedale di New York dopo essere scomparso per 3 giorni. La notizia della sua scomparsa aveva suscitato molta preoccupazione tra i suoi familiari e fan ed è un gran sollievo sapere che si trova in buone condizioni. Intorno alle 19 di ieri la comunicazione alla famiglia di aver ritrovato il 21enne in un ospedale, contemporaneamente al ritrovamento solo qualche istante dopo è partito l'aereo sul quale si trovava il papà di Cosimo, intento ad andare negli States per seguire le indagini. La sua scomparsa aveva portato a una massiccia mobilitazione sui media, con centinaia di appelli per aiutare a trovarlo, soprattutto considerando che il suo telefono era stato ritrovato in un parco a Manhattan. Il 21enne è noto per il suo canale YouTube con oltre 1 milione di iscritti e la sua scomparsa aveva sollevato molta preoccupazione tra i fan. Ora che è stato ritrovato, la sua famiglia finalmente può sentirlo e tirare un sospiro di sollievo. Il giovane era partito giovedì sera da Napoli con 2 iPhone, uno con una SIM italiana ed un altro con una SIM americana. Di lui non si avevano più notizie da sabato mattina, quando ha inviato gli ultimi messaggi confusi alla mamma, al nonno e alla mamma di un collega youtuber. Inoltre, il 21enne non aveva fatto ingresso negli ultimi 3 giorni all'interno del bed and breakfast in cui alloggiava, stando a quanto verificato dalla polizia americana, che aveva visionato tutte le immagini del sistema di videosorveglianza dei luoghi che Cosimo ha toccato dopo la denuncia di scomparsa fatta dai genitori e che aveva fatto scattare subito le indagini anche da parte dell'FBI. La famiglia, intanto, nella tarda serata di ieri ha fatto sapere che Cosimo sta bene. Bisognerà capire cosa è accaduto e per quale motivo il ragazzo si trova ricoverato in ospedale.